Se osserviamo gli approcci che sono stati utilizzati fino a questo momento nei processi di trasferimento, nella realizzazione di programmi che favorissero il trasferimento tecnologico dagli enti di ricerca, dalle università alle imprese, possiamo affermare che si è un po' utilizzata l'ottica del produttore del sapere. Si è visto cosa eravamo in grado di generare e si è cercato di trasmetterlo alle imprese. Poco è stato fatto invece per osservare quali erano le reali esigenze, il punto di vista di colui che deve assorbirla, questa conoscenza. E allora, per esempio, non è possibile ipotizzare dei processi che siano omogenei per tutti i tipi di imprese. E attenzione, io non sto semplicemente dicendo differenze fra settori o fra età delle imprese o fra dimensioni. Sto dicendo qualcosa di un po' più complesso, che richiede un'analisi forse un po' più approfondita. Ci sono imprese che sono innovatrici per loro caratteristiche. Quindi sanno che dall'innovazione dipende la loro capacità di competitiva, la loro capacità di stare sul mercato, la loro capacità di crescita e sono quindi strutturate in maniera tale da essere in grado di cogliere gli input innovativi da qualsiasi parte queste vengano e quindi anche di coglierli attraverso i processi di trasferimento messi in atto dalle istituzioni. Ci sono imprese invece che potremmo definire aspiranti innovatrici, quindi hanno acquisito una certa consapevolezza dell'importanza dell'innovazione, ma non ne hanno sviluppato nessuno strumento di assorbimento. Si rendono conto che magari nel tempo hanno perso qualche treno, però non sono state o non sono ancora in grado di mettere in atto, dal punto di vista interno, strutturale, quei meccanismi che permettano un maggiore assorbimento dell'innovazione. Ci sono poi invece tutte quelle imprese che potremmo definire inerti, che non percepiscono neanche l'importanza dell'innovazione, sono avverse al rischio, per varie ragioni non hanno non solo nessuna intenzione di investire in innovazione, ma nessuna sensibilità per il tema dell'innovazione. E allora un processo di trasferimento tecnologico non può essere indifferenziato per queste tre macro categorie di imprese. Perché è necessario fare qualcosa che sia più specifica alle esigenze richieste. Se io sono un'impresa aspirante innovatrice, probabilmente ho una certa sensibilità, una certa attenzione, però non ho la capacità, non so cosa chiedere, non so a chi chiedere, non so quanto un brevetto potrebbe essere importante per me. Quindi mi manca la capacità di cogliere gli input che vengono dal mercato. Se noi dobbiamo lavorare sulla capacità di assorbimento delle imprese, quali competenze dobbiamo sviluppare sia all'interno delle imprese, ma anche gli enti che in qualche modo sono deputati a sostenere tali processi? Prima di tutto, creare la cultura dell'innovazione, che non è facile e che è estremamente complessa. L'innovazione, lo dicevo poco fa, è rischio, è costo. Oggi innovare è sempre più costoso e sempre più complesso. Creare una cultura dell'innovazione però significa anche far conoscere gli strumenti che permettono quello che abbiamo detto poc'anzi quando parlavamo di capacità di assorbimento. Ancora una volta, quello che conta è appropriarsi del valore generato dall'innovazione. Per esempio, formare gli imprenditori a una cultura e l'appropriabilità, spiegando quali potrebbero essere gli strumenti da utilizzare, come per esempio i brevetti. In Sardegna abbiamo poca attenzione al brevetto, eppure ci sono tanti imprenditori che hanno avuto idee brillanti che se fossero state forse protette da brevetto avrebbero potuto generare anche fortune durature nel tempo. Ma il brevetto non è l'unico strumento di approvabilità. Le imprese hanno a disposizione delle strategie che permettono, per esempio, di creare forme di barriera all'entrata e quindi tutelare il loro mercato, il mercato che stanno creando. Però bisogna conoscerle, bisogna sapere di cosa stiamo parlando. Quindi molto è creare la cultura dell'innovazione. Un altro aspetto importante è cercare di creare networking tra le imprese.
Stiamo assistendo a livello mondiale a quello che ormai è la scomposizione del lavoro innovativo. Innovare è troppo complesso, è troppo costoso e troppo rischioso. Nessuna impresa più in grado di seguire, o pochissime imprese sono in grado di seguire il processo innovativo dall'origine alla messa sul mercato. Quindi si scompone questa attività innovativa e viene segmentata tra le imprese. Si parla di approcci di tipo open innovation, quindi non semplicemente forme di innovazione chiusa, io mi faccio tutto all'interno, dall'inizio alla fine, ma io scambio costantemente con altre imprese, con l'esterno, con laboratori di ricerca e sviluppo, con le università che generano sapere di alto livello, ricerca di base, che è quella più costosa da sviluppare. Riesco a mettere insieme tutte queste componenti e inserirmi in una fase del processo innovativo. I meccanismi di Open Innovation permettono di risparmiare sull'innovazione, non solo perché io posso prendere parti sviluppate dall'esterno e inserirle nel mio processo innovativo, ma anche perché in alcuni casi, durante la mia esperienza innovativa, io genero sapere e conoscenza in avanzo che non mi serve o che non è coerente con quello che voglio sviluppare, col mio business. Però io questo sapere lo posso vendere, lo posso mettere sul mercato, lo posso brevettare e dare in licenza. Quindi posso fare economia sulla capacità di generare conoscenza e sapere. E cercare di inserirmi in un meccanismo che sia più ampio dalla mia visione ristretta di processo innovativo. Secondo lei, la Camera di Commercio che cosa, che ruolo può avere all'interno del territorio e non solo la Camera di Commercio, ma anche altre istituzioni e enti? Io credo che il ruolo sia molto importante proprio per quei limiti strutturali che sono legati al territorio della Sardegna. Ancora una volta io credo che sia necessario fare differenziazione. La Camera di Commercio nei confronti di quelle che vengono definite imprese innovatrici potrebbe avere un ruolo di accompagnamento nella selezione, per esempio, di progetti, nella formazione ad alto livello, nella capacità di approfittare di tutte le opportunità che vengono offerte per l'innovazione. Più critico, più forse anche strategicamente importante potrebbe essere il ruolo nei confronti di quelle imprese che abbiamo definito aspiranti innovatrici, perché lì la Camera di Commercio dovrebbe essere la forza che riesce a sviluppare quella capacità di assorbimento dell'impresa. Processo non facile, perché vuol dire intervenire all'interno dei meccanismi dell'impresa. Come potrebbe farlo? Sicuramente non limitandosi a fare da intermediario, perché gli intermediari sono comunque dei ponti che possono essere più o meno fragili e che comunque determinano un allontanamento delle imprese dalle fonti di sapere, per esempio dalle altre imprese in grado di innovare. Dovrebbe cercare più che altro di mettere in contatto diretto queste imprese, creare un linguaggio comune, di sensibilizzare all'innovazione e di formare su tutti quei temi legati ai processi di appropriabilità del valore. Ancora una volta, il valore è quello che ci interessa, capacità di ritenere il valore generato all'innovazione, non semplicemente fare innovazione in sé per sé, che può essere importante, interessante, ma è quello di portare quel valore che genera l'innovazione a casa, di tenerla nelle nostre imprese. Allora, da questo punto di vista, la Camera di Commercio potrebbe aiutare molto a sensibilizzare le imprese aspiranti innovatrici, non semplicemente fornendo servizi, per esempio, a costo zero, perché quando noi forniamo dei servizi a costo zero, stiamo presumendo che l'unico costo percepito dalle imprese è il costo fisico, materiale, nel pagare un. In realtà, le imprese hanno molti costi nella comunicazione, nell'accesso, perché non sanno cosa chiedere, non sanno a chi chiedere, come chiederlo. Quindi formare in questa prospettiva potrebbe aiutare quelle imprese aspiranti innovatrici a venire fuori a trasformarsi da aspiranti a vere innovatrici. C'è molta delusione se si parla con le imprese con riferimento al ruolo che possano svolgere enti vari di supporto all'innovazione.
Quindi la Camera di Commercio dovrebbe avere un atteggiamento di rottura, di cambiamento rispetto al passato. Ancora una volta, utilizzare un approccio che non sia focalizzato su coloro che il sapere lo generano, ma un approccio focalizzato sull'effettivo bisogno dell'impresa. Con riferimento invece all'ultima categoria, le imprese inerti, cosa si potrebbe fare? Le imprese inerti non sanno neanche quanto è importante, non hanno nessuna aspirazione verso l'innovazione. Allora loro potrebbero essere accompagnate e aiutate in processi che permettono l'aumento della competitività. Per esempio, in processi di internazionalizzazione, se io inizio a confrontarmi con l'esterno, probabilmente intuisco che per restare competitivo su un mercato nuovo devo innovare. In quel caso probabilmente l'innovazione percepita sarà quella, come l'avevamo interpretata all'inizio, a livello micro: acquisirò un nuovo macchinario, metterò nuovi strumenti, cambierò il mio assetto organizzativo. Ma quello è il primo passo verso un indirizzo che possa spostare l'attenzione di queste imprese e possa spingerle a trasformarsi in imprese innovative.